Si chiamavano grottesche perché chi le riscoprì per primo credeva che si trovassero nelle grotte, in realtà quelle raffinate decorazioni ad affresco che gli artisti del Rinascimento videro calandosi da buchi scavati nel terreno facevano parte di un luogo in origine inondato di luce, la mirabile Domus Aurea di Nerone, condannata al buio e all'oblio per volere di Traiano che vi fece edificare sopra un impianto termale. Una mostra pensata per celebrare i 500 anni dalla morte di Raffaello racconta la straordinaria ordinaria riscoperta delle superfici affrescate della Domus attraverso una serie di apparati interattivi e multimediali nella suggestiva sala ottagone negli ambienti circostanti, al centro l'Atlante Farnese, dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che porta sulle spalle il globo con le immagini delle costellazioni riprese dalla proiezione sul soffitto, ricrea il fasto del luogo che dal 23 giugno i visitatori potranno raggiungere attraverso la passerella progettata dall'architetto Stefano Boeri. Il restauro e l'intervento di oggi è un intervento di architettura contemporanea che consente di dimostrare che come si può fare architettura contemporanea innestata perfettamente nella tutela e nella conservazione del patrimonio del passato. Il nuovo ingresso, penetrando attraverso una delle gallerie sotterranee originarie delle terme di Traiano, consente di raggiungere il cuore della Domus con gli ambienti disegnati da una nuova luce. La nuova illuminazione a LED con toni chiari e toni invece più caldi che simulano il contrasto tra la luce delle torce e la luce invece del giorno e anche per riproporre quelli che erano gli artifici degli architetti neroniani. Oltre agli ambienti prendono vita, accarezzati dalla luce, alcuni marmi esposti per la prima volta, come le Muse e le Amazzoni, a dimostrare la passione di Nerone per le sculture che inserì come in una preziosa galleria d'arte all'interno della sua magnificente Casa d'Oro. Chiudiamo con una notizia di poco fa durante l'incontro.